Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, io sono Kenny. Oggi vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto ieri. L'altro ieri. Quando esce questo video? Domani, dopodomani, non mi ricordo. Che ho fatto qualche giorno fa da Tiger di Molfetta. Innanzitutto vi voglio fare vedere la borsa che ho preso. La shopping bag. Vediamo se riesco a farla entrare tutta. Questa qui. Ops. Che è molto bella. Ci sono unicorni, scritta love, arcobaleni, insomma è molto molto carina. Questa non mi ricordo, ho pagata 4 euro credo. Innanzitutto questi qui che sono quaderni ad anelli. Sono abbastanza grandi. Ne ho presi due perché uno per me e uno per mia madre. Sono a righe. Spero si veda. Sono a righe. E il quaderno ho pagato 4 euro l'uno. Poi ne ho presi alcuni più piccoli. Sempre a righe. Faccio vedere, vi mostro la dimensione, che differenza c'è. Quelli più piccoli, 1 euro e 2 euro. Ho preso questi glitter. Che mi serviranno per la resina. Pagati. I glitter pagati 3 euro. Poi ho preso queste boccettine. Queste qui sono queste, quelle più piccole, e poi quelle più grandi. Faccio vedere vicino. Vorrò usarle sempre per la resina, per fare delle collanine. Questi hanno già il gancetto. Queste pagate 1 euro. Poi ho preso queste qui che potrebbero servire per la resina, per prendere la resina e per la resina UV mettere le piccole quantità. Anziché usare lo stecchino userò credo queste. Queste credo anche 1 euro. Poi per ultimo ho preso questi gancetti per orecchini, ora non so come si chiamano. Non so come si chiamano, qui c'è scritto componenti per bijou, però sono quelle per gli orecchini. E vorrò fare creare delle creazioni in resina con quelli. E poi ho preso queste qui. E poi queste qui perché ho intenzione di fare dei portachiavi con la resina. Poi mia madre ha preso questo qui. C'è la penna, ci sono questi post-it. E poi c'è il quaderno e lo metterà vicino al telefono. Poi mia madre ha preso questo poggia posate o poggia mestolo, non mi ricordo come si chiama. Praticamente è quello che si mette vicino alla cucina, quando si cucina si mescola, poi si mette qui per non sporcare il piano. Questo l'ha pagato 4 euro. Questo è scritto anche per spugna, quindi va bene pure la spugna. Quindi questo qui. Per ultimo, lui. Come funziona? Per ultimo lui. Il Buddha energia solare. Che muove la testa, solo che ora non è dritto e non la muove. Ora è dritto, non la muove. Dovrebbe funzionare l'energia solare, però abbiamo tenuto tutto il giorno al sole e nada. Cioè devi andare tu a... No.
Quindi secondo me non lo prendete perché non c'è fica. Qui c'è anche l'adesivo per attaccarlo, però non lo prendete. Per questo video è tutto, spero il video vi sia piaciuto, mettete un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!